Signori, per favore. Grazie, grazie Presidente. Sull'emendamento specifico preannuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle e mi permetto, in breve sintesi, di ricordare quelle che sono regolamenti e prassi, che sono fondamentali, bisognerebbe conoscerli prima di fare dichiarazioni, magari un po' anche fuori posto. Allora, faccio presente, una prima cosa. Il sottoscritto Presidente, in passato, in numerose occasioni, si è fatto promotore e veicolatore, essendo il Presidente della Commissione Bilancio, di richieste da parte dei municipi governati dal Partito Democratico. Potete chiedere all'assessore, che stimo, all'assessore Talamanca, per esempio, quante volte è successo, lo stesso consigliere Corsetti, quante volte è successo che delle necessità dei municipi non a governo Movimento 5 Stelle fossero veicolate dal sottoscritto per poter essere rappresentate poi nelle successive fasi. La Commissione Bilancio è la Commissione Bilancio, non è la Commissione del Presidente Terranova, ci mancherebbe, e tutte le istanze e iniziative che sono state portate all'interno della Commissione Bilancio sono sempre state, nei limiti del possibile, trattate ampiamente. Per cui, visto che riceviamo critiche in particolare, ho sentito gli ultimi interventi della consigliera Mennuni, ricordo che nella Commissione Bilancio c'è il consigliere Figliomeni, che tra le altre cose è molto attivo e collaborativo all'interno della Commissione, e sull'argomento specifico non ha presentato istanze di discussione o altro, per il semplice motivo, perché da regolamento i consiglieri possono presentare liberamente a loro carico, secondo quanto prescritto dalla Capigruppo, in questo caso con un termine anticipato, gli emendamenti che vogliono. Faccio presente che nelle fasi più, diciamo, ricche di contenuti del bilancio e dell'assestamento, normalmente le opposizioni presentano centinaia di emendamenti che su questi non si è discusso un minuto in nessuna commissione, proprio perché per loro natura rappresentano prerogativa e iniziativa del consigliere che presenta gli emendamenti. Un'ultima cosa, parlano i signori colleghi di manovra nella manovra. Se vedessero a quanto ammontano complessivamente i fondi che vengono movimentati da questi emendamenti, e vado a chiudere, Presidente, si accorgeranno che siamo complessivamente intorno a 3 milioni su circa, tra titolo primo e titolo secondo, 6 miliardi di bilancio di Roma Capitale. Per cui, Presidente, credo che parlare di manovra correttiva su 6 miliardi con 3 milioni, peraltro a saldo zero, vale a dire non esce un euro in più da quelle che sono le casse dell'amministrazione, ma semplicemente i municipi vogliono meglio indirizzare i fondi per poterli spendere su necessità più impellenti. Io riterrei che veramente, dal punto di vista dell'affermazione, si pone quantomeno nell'area della pura fantasia. Grazie.